bilancio è positivo, nel senso che abbiamo incrementato il rendimento operativo in tutto il segmento, in tutta la missione nostra istituzionale, quindi sia sul fronte dell'evasione fiscale, soprattutto su scala internazionale, sia sul fronte del controllo alla buona spesa pubblica, che in qualche caso, anzi in molti casi, si è rivelata non lecita, e quindi sono state fatte numerose segnalazioni alla magistratura, e sia sul fronte del riciclaggio dei proventi illecitamente acquisiti con questi o con altri tipi di attività illecite. C'è un aspetto in particolare del territorio teramano che la preoccupa di più? Ma preoccupazione proprio non parlerei. Diciamo che ultimamente abbiamo tenuto l'asticella dell'attenzione molto elevata sul fronte dei reati fallimentari, come la comunità teramana sa, e quindi a volte emergono però più che motivo di preoccupazione si tratta di singole situazioni, non è un fenomeno, diciamo, sono singole persone, anche piccole associazioni che vengono individuate, però non parlerei di fenomeni. In ogni caso la nostra attività ha consentito di mettere a fuoco questo tipo di illeciti e abbiamo proceduto di conseguenza. Oggi, come ha ascoltato, ricorre il centesimo anniversario della fondazione della Polizia Tributaria Investigativa, che nel corso del tempo è diventata appunto non solo Polizia delle Entrate ma anche Polizia delle Uscite, quindi sulla spesa pubblica.